quando apriamo la struttura, tra servizio d'ordine, tra personale, baristi, camerieri, cassiere e tutto quello che ruota intorno, è noi lavoriamo con 40 persone, dove una, circa 18-20 persone sono regolarmente assunte e l'altra parte è il, tipo l'agenzia del servizio d'ordine, sono le agenzie di servizio che comunque hanno loro, il loro personale. Quindi comunque intorno a noi lavora questo numero di persone tutte le volte che facciamo le serate. Tutta gente che chiaramente rimane a casa. Il mondo della notte e del divertimento è ancora una volta il più penalizzato dalle norme anti-Covid. Le discoteche saranno rigorosamente chiuse e nei locali dove si fa ristorazione si potrà soltanto fare musica di sottofondo. Il Dolce Verde è una discoteca, non era prevista cena e quindi comunque, grazie a quello che è il nuovo decreto, è un evento che è stato annullato subito a priori. Mentre l'altro evento, all'Equestria, che era un evento con, dove era prevista una cena, il cenone di Gran Gala, l'abbiamo comunque annullato perché per quelle che sono le nuove normative non potevamo fare musica come facciamo normalmente noi con il DJ, facendo, rispettando un nostro programma divertente con il nostro vocalist, facendoli anche ballare, ma sembra, non sembra, le regole oggi dicono che se fai ristorazione comunque devi solo fare musica di sottofondo e non è questo il nostro modo di lavorare. È Tito Ghezzi, noto imprenditore e per anni presidente del sindacato locali da ballo, a raccontare ai nostri microfoni quanto questa pandemia possa aver danneggiato il loro settore. Era già nell'aria una stretta, ma non pensavamo assolutamente che fosse data una chiusura, perché noi ci stavamo organizzando con i tamponi. Noi, come abbiamo fatto quest'estate, abbiamo sempre cercato di creare un locale in sicurezza. Ai tempi, io parlo di fine agosto, noi già utilizzavamo il Green Pass e chi non aveva il Green Pass, chi non aveva ancora fatto le dosi di vaccino, gli facevamo il tampone. Ad oggi ci eravamo organizzati per fare tamponi a tutti, proprio per creare un locale in assoluta sicurezza. Avevamo già preordinato centinaia di tamponi e avremmo svolto l'evento cercando di fare in modo che, creando una zona assolutamente sicura, perché se te arrivi al locale, hai il Green Pass e io ti faccio anche il tampone, cioè più di in quel modo cosa succederà? Succederanno, ci saranno delle feste private? Private è probabile, feste senza controllo, sicuramente. È vero che c'è una situazione un po' allarmante e quindi per cui tutta questa voglia di far festa non è proprio questo il momento, però sicuramente ci sarà anche chi farà delle feste abusive. Ma il problema, oltre questo, è di non avere avuto una programmazione, di non aver avuto, cioè il decreto è uscito il 24 con effetto immediato. Cioè, è anche questo, no? Non c'è mai una visione sulle cose. Poi vogliamo parlare di ristori? Parliamo di ristori. I ristori, noi non abbiamo ancora ricevuto ristori estivi. Servono regole nuove, dice Ghezzi, non solo per noi, ma per l'intero paese. Ma sì, sicuramente certe regole vanno riviste, perché non è possibile a oggi, per esempio, mantenere queste regole della quarantena preventiva. Queste potevano andar bene a inizio pandemia, quando ancora non avevamo il vaccino, ma oggi che le persone la doppia dose ce l'hanno il 95%, la terza dose io ce l'ho, ma ce l'hanno già diversi milioni di persone. Com'è possibile che ancora ci siano delle regole dove si fa la quarantena preventiva che alla fine passa 20 giorni se uno è stato a contatto? Cioè, queste cose vanno riviste assolutamente, perché qui si limita la libertà di tutti. In alcuni paesi per quelli che sono vaccinati non esiste quarantena preventiva, noi ancora siamo rimasti alla quarantena preventiva nonostante che siamo tutti vaccinati, tutti o quasi. Cioè, regole assurde, cioè com'è possibile che anche queste non vengano riviste?